Due ragazze e un mistero lungo 40 anni. 46 giorni. È il lasso di tempo che stravolge la vita di due famiglie romane. Mirella Gregori, una ragazza di soli 15 anni, studentessa di un istituto tecnico, sparisce nel nulla il 7 maggio del 1983. «Mamma, scendo. Torno tra poco», furono le ultime parole di Mirella. Uscita, non fece più ritorno nella sua casa in via Nomentana a Roma. Descritta da tutti come una ragazza normale, quel sabato fu chiamata al citofono da una persona che disse di chiamarsi Alessandro ma che lei non conosceva. «Se non mi dici chi sei non scendo», dice Mirella prima di salutare la madre e riferirle che avrebbe incontrato quella persona al monumento al bersagliere di Porta Pia. Alla madre Mirella dice che si trattava di un vecchio compagno di classe. Il ragazzo sarà poi sentito dagli inquirenti e dichiarerà che quel pomeriggio aveva un altro impegno altrove. Da quel momento la famiglia non ha più avuto notizie. La scomparsa di Mirella passa in sordina, anche sugli organi di informazione. Tutto cambia 46 giorni dopo, quando inizia un mistero lungo 40 anni. Il 22 giugno del 1983 un'altra ragazza romana scompare. La giovanissima Emanuela Orlandi sparisce nel nulla, verso le 19, dopo essere uscita da una scuola di musica. Emanuela è la figlia di un messo della prefettura della Casa Pontificia ed è cittadina del Vaticano. Ha 15 anni, proprio come Mirella Gregori. Nei giorni successivi, Roma viene tappezzata di manifesti di ricerca delle due ragazze. Nella vicenda entrano vari telefonisti, tra cui un cosiddetto americano, mitomani, sciacalli o depistatori. Il caso di Emanuela Orlandi fa più scalpore rispetto a quello di Mirella Gregori e si trasforma presto in un giallo internazionale, con sedicenti collegamenti con l'attentato a Papa Wojtyla. È dal 1983 che le storie di Emanuela e Mirella si intrecciano. Le due ragazze non si conoscevano, ma nonostante questo, le storie della loro scomparsa hanno svariati punti di contatto. Ad avvalorare l'ipotesi di una correlazione fu anche una telefonata ricevuta dalla famiglia Gregori in cui un uomo straniero, soprannominato poi l'americano, affermò di poter fornire notizie su Mirella in cambio dell'intercessione con l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, affinché liberasse l'attentatore di Papa Wojtyla. Lo stesso americano poi chiamò la famiglia Orlandi e, anche in quel caso, promise il rilascio di Emanuela in cambio della liberazione del terrorista turco. Diverse sono state le piste investigative seguite in quegli anni. Si è parlato anche di un regolamento di conti nei confronti della gestione illegale dei fondi dello IOR da parte di un monsignore. Si è poi ipotizzato il coinvolgimento di esponenti della banda della Magliana, di monsignor Pietro Vergari e del fotografo romano Marco Accetti. Tutto archiviato. Ma mentre per Emanuela, cittadina vaticana e figlia di un commesso pontificio, il riferimento agli ambienti religiosi è più immediato, per Mirella è tutto più incerto, flebile. Chi era la persona che l'ha convinta a uscire? Per un periodo fu identificato una delle guardie della Gendarmeria Vaticana, Raul Bonarelli, visto intrattenersi con la ragazza. Bonarelli venne dichiarato estraneo alla vicenda. Nell'ottobre del 2015 il GIP, per mancanza di prove consistenti, dispose l'archiviazione dell'inchiesta sulle sparizioni sia di Mirella che di Emanuela. Poi ancora il silenzio, fino all'ok della Camera all'istituzione di una commissione di inchiesta per far luce sulla sorte di entrambe le ragazze. Ora si tornerà ad indagare anche sulla scomparsa di Mirella e non solo su quella di Emanuela Orlandi. La famiglia Gregori spera che finalmente si scindano i due casi perché, anche se hanno degli elementi in comune, forse la verità sulla fine delle due ragazze potrebbe essere diversa.